Avete l'esigenza di farvi in proprio il mangime per i vostri polli, galline, granaglie varie? Guardate, io ho la stessa esigenza, quindi oggi vi presento l'elettromulino, un entry level molto molto interessante, lo guardiamo insieme. Rieccoci sul canale, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, questo è un elettromulino, è alto, è grosso, è abbastanza imponente. Non pensavo fosse così grande. Comunque, va bene, dai. Allora, abbiamo questo utensile qua che serve per macinare le granaglie, quelle grandi. Io l'ho acquistato su Bazar Giusto, vi lascio poi il link in descrizione. Non è dei più grossi, è tra i più piccolini, quindi per un uso domestico è quello che fa per me. Io ho quattro galline, un massimo di sei, dipende un po' dai periodi storici del mio pollaio. E fino adesso ho acquistato le granaglie, quelle confezionate. Sono aumentate a dismisura, 25 kg, 15 euro, è un misto polli con girasole, no OGM. Però è da un po' di tempo che vorrei produrre in proprio le granaglie in base alla miscela che voglio decidere io di fare. Allora, adesso vi presento un attimo il prodotto, poi vediamo come funziona. Questo è un elettromulino a corrente 220, dalla potenza 0,75 hp, 550 watt più o meno, non è tantissimo. Ha un bidone di raccolta di 20 litri, è molto capiente davvero, e ha in dotazione 4 vagli, setacci, vagli come li vogliamo chiamare, vedete, forati in modo diverso in base alla granulosità di ciò che vogliamo ottenere. I vagli vanno da 1,5, 2,5 mm, 5 mm e 7 mm, che è quello montato che vediamo tra poco. Allora, vediamo un po' come è composto. Abbiamo il cesto di raccolta dove si mettono ovviamente le semenze intere da macinare, il gruppo motore. Con il vaglio, vedete, da 7,5 già montato. Per smontare i vagli, i setacci, c'è una chiave in dotazione. Ovviamente sono due dadini autobloccanti e si cambia semplicemente un vaglio con un altro. Io per adesso lascio questo perché poi voglio fare dei test. E poi abbiamo il bidoncino di raccolta in plastica da 20 litri. Per il montaggio, ovviamente, è tutto molto semplice. Questo viene appoggiato sopra, semplicemente appoggiato. Tasti di accensione e spegnimento. Questo ha due fori per incastrarsi su questi due prigionieri qui. E ci sono i due dadini per fermarlo. Ovviamente non vi ho fatto vedere, c'è la placchetta per chiudere l'ingresso all'interno del motore. Sì, diciamo che una chiave a tubo sarebbe andata meglio, ma va bene così, dai, piano piano. Completano la dotazione delle chiare istruzioni in italiano. L'azienda che importa questo elettromulino è la Valgarden, è un'azienda italiana. Parliamo di importazione, non produzione. Allora macineremo due tipi di semenze. Abbiamo il mais, che è molto morbido, e abbiamo il favino, che è veramente duro. Abbiamo quindi due estremi opposti. Inizio dal mais e vediamo un attimino come si comporta la macchina. Allora, ho spento la luce, il faretto di illuminazione del set qui, perché va in contrasto con la videocamera, quindi non volevo darvi fastidio, insomma. Quindi vedrete un pochino più scuro, ma qualcosa si vede. Allora, iniziamo dal mais. Allora, il cesto di raccolta ha una forma piatta come base, quindi se si mette poco prodotto, come in questo caso qui, dobbiamo aiutarlo poi a scendere nel foro. Diverso il discorso se dovessimo riempirlo tutto. Ad esempio, vedete, a quel punto scende da solo. Cominciamo. Bene, mi fermo perché tanto perderei solo tempo. Vediamo un attimo il primo risultato col vaglio da 7,5. Ci sono dei pezzi più grandi, dei pezzi più piccoli, pochissimi chicchi interi, quelli più piccoli che sono passati, però c'è anche da dire appunto che avevamo un vaglio da 7,5. Già così è un buon spezzettato. Io però personalmente le mie galline, conoscendole, chicchi così non ne mangiano. Adesso proviamo il vaglio un pochino più piccolo e vediamo anche quindi come si cambia il vaglio. Abbiamo dei chicchi, vedete, quelli più piccoli che passavano attraverso il vaglio, li troviamo qui. La sostituzione è veramente semplice, è alla portata di tutti, eh.
io metterei il vaglio da 5 mm, così che la macchina è costretta a spezzettarli bene, insomma. Allora, un'amica su Facebook mi chiedeva se è possibile fare anche le farine. Lo proviamo dopo col vaglio più piccolo e vediamo se riusciamo a fare la farina, in questo caso di mais, per fare una sorta poi di sfarinato, appunto per fare la polenta. Allora, ho poco mais intero, quindi ci rimetto il suo, quello spezzato di prima. Ovviamente andrà a gonfie vele perché è già mezzo macinato. Però poi quel poco di mais che mi è rimasto, quello intero, lo proviamo per fare la farina. Allora, solo due parole. Quando fate questa operazione qui mettetevi un paio di occhiali, perché da qui escono dei lapilli di macinazione, quindi potrebbero finirvi negli occhi e farvi male. Allora, vediamo un po' il risultato e cominciamo ad avere già un bellissimo sfarinato. Ecco, questo secondo me è già più che idoneo da dare alle galline. Guardate che bello che è. I pezzi più grandi sono veramente piccolini, pezzi più grandi sono questi, ecco qua, vedete, è proprio una frazione di un'unghia. Quindi già col vaglio da 5 secondo me abbiamo risolto il problema dello sfarinato per le galline. Ora metto via tutto e proviamo a fare la farina. Ok, mettiamo l'ultimo, non ho pulito, è così come ho lavorato fino adesso ed è così come lo troverete voi una volta utilizzato. Ecco, mettiamo il più piccolo, 1,5 di diametro dei fori. Adesso ovviamente mettendo un vaglio più piccolo la resa oraria cala drasticamente. Adesso vi leggo i dati. La produzione oraria con il vaglio da 1,5 è di 15 kg l'ora, con il vaglio da 2,5 di 35 kg l'ora, con il vaglio da 5 mm è di 80 kg l'ora, e con il vaglio da 7 arriviamo a 115 kg l'ora, che non è poco. Allora, abbiamo ancora pochissimo mais, vaglio da 1,5, vediamo se riusciamo a fare la farina. Allora, vediamo un po' il risultato. Ragazzi, che bella che è, guardate. Questa è farina di mais per farci la polenta. Eccola qua. Quindi la risposta alla domanda se riusciamo a fare la farina con questo mulino, la risposta è sì. Eccola qui. Guardate che bella che è. Ok, terminato il test col mais, ora passiamo a qualcosa di molto molto più duro, che è il favino. Do una pulita e riprendiamo. Allora, due parole sul favino. Allora, il favino viene utilizzato sia per come mangime animale, ovviamente spezzettandolo perché sono semi molto duri, molto grandi, ad esempio le galline, il pollame non lo può mangiare, e sia per fare la tecnica del sovescio. Vi lascio qui in descrizione il video e vi lascio qui la copertina. Il sovescio praticamente è una pratica agronomica che serve per dare azoto naturalmente al terreno. Questa produce dei baccelli che sono delle fave molto piccole in pratica. Nel momento in cui sono in fiore si taglia la pianta, si interra e tutta questa massa organica apporta azoto naturale al terreno. Io l'ho fatto 2 anni fa, quando ancora non facevo il no dig. Lo si può dare anche ovviamente agli animali, è molto molto proteico, per questo non si dà oltre il 10% della loro dieta, perché è veramente proteico. Va a sostituire un po' la soia però è OGM, questo no, quindi si tende a tornare a un prodotto naturale come il favino. Dai, vediamo un po' come lavora.
Ho utilizzato un vaglio da 5 mm, a me non interessa fare la farina, mi serve solo spezzettarlo. Vediamo come è venuto. Allora, vediamo un po'. Che bello. Guardate qui. Questo è un bello spezzato. Vaglio da 5 mm, non troppo grande, non troppo piccolo, è della dimensione giusta per farlo mangiare alle galline, perché più o meno è come quello che compro, come granulosità, e finalmente posso cominciare a dare un'alimentazione diversa e migliore, secondo me, alle mie galline. Adesso mi studio, da chi ne sa più di me, le percentuali di granaglie da dare e cercherò col tempo di farlo io, insomma, ecco qua, guardate che belle. Allora, due parole e poi chiudiamo il video perché è stato un po' lungo. Questo è un entry level, è di importazione, costa circa 170 euro, 169 euro, lo trovate su Bazar Giusto, è fatto molto bene, ha un motore che pensavo fosse poco potente, 550 watt, invece ha macinato tranquillamente e in scioltezza tutto ciò che gli ho dato, soprattutto il favino che è molto molto duro, sono i semi più duri che io abbia mai visto. Ha un'ottima capacità di carico. Qua sono 20 litri, non so quanti chili sono, però secondo me sono più che sufficienti per fare un misto di semenze per le nostre galline. Io parlo delle galline. Se avete polli, se avete altri animali, insomma va bene lo stesso se avete questa esigenza. Se dovete fare la farina e avete le vostre granaglie, questo va molto molto bene. Il vaglio da 1,5, che lo devo pulire ancora, è quello con cui ho fatto la farina di mais, e va molto bene anche questo. Il rumore è nella norma, il consumo è meno del previsto perché 550 watt non lo si tiene acceso chissà per quanto, e il costo secondo me è corretto per quello che riesce a fornire questo prodotto. Siamo arrivati al momento dei saluti, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, iscrivetevi, lasciate un like, inoltrate il video ai vostri amici se hanno esigenze di fare una cosa del genere. Comprare le granaglie sfuse costa meno che comprare il saccone e soprattutto si fa la miscela che uno desidera in base ai periodi dell'anno. Troverete l'approfondimento sul blog su questo utensile qua. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.